È passato quasi un quarto di secolo dal giorno della morte di Elvis Presley, ma il popolo degli ammiratori non è mai stanco di celebrarne il mito all'interno di uno scintillante museo di ricordi. In una calda estate di 24 anni fa moriva Elvis Presley. Nessun idolo del rock and roll ha mai suscitato a così grande distanza dalla scomparsa un tale fenomeno di affezione collettiva in tutto il mondo. Oltre che alla voce e alla musica, il ricordo è indissolubilmente legato alle immagini, agli oggetti, ai vestiti, come per rivivere la stagione di una giovinezza indimenticabile. Per questo ogni anno una piccola folla di fans, composta non solo di persone attempate, si reca a Graceland, l'ultima dimora terrena di Elvis the Pelvis. Ma in occasione del 24esimo anniversario della morte c'è stata una novità anche dall'altra parte dell'Atlantico. La cugina Donna Presley ha aperto le porte della casa di Londra, dove sono contenute altre preziose reliquie del mito di Memphis. Tra le memorabili in mostra, un anello d'oro a 18 carati tempestato di diamanti, che in futuro dovrebbe essere venduto per aiutare una fondazione per la ricerca sul cancro. Sono molte peraltro le iniziative che la famiglia Presley ha in serbo per tenere in vita il mito di Elvis. Un inesauribile serbatoio di vestigia pronto per chiunque voglia continuare a dissetarsi alla fonte dell'eterna giovinezza. Era sua la musica delle più popolari serie televisive degli anni 70. Jack Elliott, considerato un grande tra i compositori e arrangiatori di Hollywood, è morto per un tumore al cervello all'età di 74 anni. Il compositore ha firmato la colonna sonora di successi televisivi di quell'epoca come Charlie's Angels, The Love Boat e Starsky Hutch. Elliott aveva lavorato con i grandi della musica, tra cui Quincy Jones e Judy Garland. Compose le orchestrazioni per le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi estive di Los Angeles nel 1984. E torniamo in Italia, estate, tempo di concerti all'aperto e ce n'è davvero per tutti i gusti, come la miscela di musica classica e napoletana in Costiera Amalfitana, che si anima per la terza edizione della Notte Ravellese, servizio di Gilli Castellano. Notte di note nello splendido scenario di Piazza Fontana a Ravello, un'esibizione godibile, molto apprezzata da una platea di turisti e non, un concerto appassionato, un viaggio tra la musica classica e quella napoletana, sotto la direzione di Giovanni Sepe. Concerto impeccabile che va ad incorniciare la terza edizione della Notte Ravellese, kermesse che ogni anno anima l'estate della Costiera Amalfitana. Oggi e per una settimana 185 gruppi musicali e di arte varia si esibiranno lungo le strade e nelle piazze di Ferrara per la 14ª edizione del Ferrara Buskers Festival, tradizionale rassegna internazionale del musicista di strada. Quest'anno la nazione ospite del festival è la Polonia, presente con 4 gruppi. Gli artisti provengono da 23 paesi e propongono diversi generi, dal funk al jazz, dal rock al blues, dalla musica da saloon al folk, dalla world al tango più classico, dalla celtica all'ethno jazz. Tutto naturalmente rigorosamente di strada. E con questo è tutto per oggi. Prossimo appuntamento con Shonette domani alla stessa ora.
Notizie di Rai News 24, partiamo dal caso Lippo Baji. Proseguono le indagini avviate dalla Procura di Torino. Da questo pomeriggio nella sede della Bayer Italia Milano, gli ispettori inviati dal magistrato Guariniello stanno raccogliendo documenti e informazioni sulla farmaco. Due ispettori di polizia giudiziaria stanno anche sentendo alcuni dirigenti italiani della casa farmaceutica tedesca, sono interrogati in qualità di persone informate sui fatti. C'è comunque massimo riserbo sull'inchiesta. L'allarme continua a diffondersi anche in Italia. Finora oltre 1700 persone hanno telefonato al numero verde del Ministero della Sanità chiedendo informazioni su Lippo Baji. E in Germania, sempre sul caso Lippo Baji, un quotidiano parla di un complotto contro la Bayer. E intanto sul banco degli accusati finiscono i medici. Sentiamo da Bruxelles Paolo Cantore. Il caso Lippo Baji sta assumendo le proporzioni di un giallo internazionale. Dopo la Bayer, adesso sono i medici tedeschi che vengono chiamati a dare spiegazioni per la straordinaria diffusione del farmaco. Ma intanto uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ipotizza un complotto ordito ai danni della Bayer da una multinazionale americana e chiama in causa la Pfizer, produttrice del farmaco anticolesterolo concorrente del Lippo Baji, ma anche del Viagra. E proprio la Bayer, scrive, sta per lanciare sul mercato la sua pillola per la virilità, che sembra avrebbe molte meno controindicazioni del prodotto americano. Scenari da film di spionaggio, tutti da dimostrare. Ma da Londra il Sunday Telegraph annuncia che il gruppo inglese GlaxoSmithKline starebbe per lanciare un'offerta di acquisto del settore farmaceutico della casa tedesca. Intanto in Germania il ministro della Sanità vuole vedere chiaro sul comportamento dei medici. Ben 153.000 sono state le prescrizioni di Lippo Baji solo nei primi tre mesi di quest'anno e in 96 casi addirittura in associazione al Genfibrozil, nonostante nelle istruzioni per l'uso ne venissero indicati i pericoli. E la Bayer cerca di difendersi proprio citando i foglietti illustrativi che accompagnano i medicinali dal 97. In Italia continua il dibattito sulla flessibilità nei contratti di lavoro. Dopo l'intervento del governatore di Banca Italia Fazio, anche il ministro delle attività produttive Marzano ha detto che per rilanciare l'occupazione occorre rendere maggiormente flessibile l'impiego. Dall'accanto loro CGIL, CISL, UIL e anche UGL bocciano l'eventualità. Sentiamo il servizio di Dario La Ruffa della TG2. Torna sul quesito licenziare sì, licenziare no, il ministro delle attività produttive Antonio Marzano. Con l'obiettivo di incentivare le imprese ad assumere, la proposta è che i nuovi assunti, solo loro, è bene chiarire, dovrebbero avere contratti a tempo indeterminato, ma potrebbero essere licenziabili con indennizzo economico a carico dell'impresa. Indennizzo tanto più alto quanto maggiore fosse l'anzianità di servizio e quanto maggiore la vicinanza all'età pensionabile. Nessuna imposizione ai sindacati, precisa comunque Marzano, tutto andrebbe negoziato. Su questa idea c'è l'appoggio del Ministero del Lavoro, che annuncia una proposta complessiva del governo per metà settembre. Subito invece la replica dei sindacati. Non ci convince perché non si può parlare di incrementare l'occupazione attraverso una libertà di licenziamento. Noi pensiamo che le regole sui licenziamenti definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi oggi in Italia siano abbastanza garantiste sia per quanto riguarda le imprese che per quanto riguarda i lavoratori, e pertanto non c'è bisogno di ulteriori modifiche. Sul no ai licenziamenti senza giusta causa schierate anche CGIL, UIL e UGL, caso raro di unità sindacale. È passato un mese dalla morte di Carlo Giuliani, il giovane ucciso da un carabiniere durante gli scontri avvenuti alla G8 di Genova, e ieri in tutta Italia ci sono stati sit-in e manifestazioni pacifiche proprio nel capoluogo ligure. Il padre di Carlo Giuliani ha vegliato tutto il giorno in piazza Limonda e ha accolto anche la solidarietà del nuovo questore Fiorioli. E intanto nel governo prosegue il dibattito sulla opportunità di spostare i prossimi vertici della FAO e della NATO previsti a Roma e Napoli. La maggioranza è orientata a confermare gli appuntamenti. Sentiamo i ministri Castelli e Pisanu intervenuti su questo argomento a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione. Se noi cediamo al ricatto della piazza, io ricordo che i ricattatori
non si accontentano mai, quindi si tratterebbe semplicemente di procrastinare il ricatto a un'altra occasione. Noi non trattiamo con i gaglioffi in tuta bianca o di altro colore che oscillano perennemente tra commedia rivoluzionaria e tragedia della violenza senza senso. Con questi davvero non c'è più nulla da dire. E andiamo all'estero, negli Stati Uniti, strage in California, a Sacramento un emigrato ucraino ha ucciso 5 persone e poi è fuggito portando con sé il figlio di 3 anni. Sentiamo in studio Daniela Canizzani. Tutti i parenti, le vittime di Nicholas Oltis, che ha ucciso prima la moglie a pugnalate e poi si è diretto a Rancho Cordova, un piccolo sobborgo a 10 km da Sacramento, per fare irruzione in un appartamento dove ha colpito a morte una coppia di anziani zii e 2 piccoli cugini di 10 e 9 anni. Poi è fuggito di nuovo, portando con sé il figlio. La polizia gli sta dando la caccia, ma le ricerche sono difficili all'interno di una comunità, quella di Rancho Cordova, appunto popolata in prevalenza di immigrati che parlano il russo. Soltis ha 27 anni, è incensurato e si è trasferito in USA poco più di un anno fa. Rimaniamo all'estero, l'esplosione che ha ucciso una donna e ferito gravemente un bambino di 16 mesi, esplosione avvenuta ieri mattina a San Sebastian nei Paesi Baschi in Spagna, è stata causata da una bomba nascosta in un giocattolo, lo ha confermato il Ministero Basco degli Interni, il rapporto però non precisa chi sia il responsabile di questo attentato, le autorità ritengono comunque che non si tratti questa volta dei separatisti baschi dell'est. E veniamo alla crisi in Medio Oriente, alle Nazioni Unite a New York, il Consiglio di Sicurezza sta discutendo se inviare osservatori internazionali nei territori occupati, così come chiede ormai da mesi l'autorità nazionale palestinese. Anche la diplomazia europea è al lavoro, il ministro degli esteri tedesco Fischer è stato ieri alla Cairo in Egitto, in serata è arrivato a Tel Aviv, dove ha annunciato che il collega israeliano Peres sta lavorando ad una nuova proposta di pace. Questa mattina Fischer incontrerà Arafat a Ramallah e poi il premier israeliano Sharon. In Macedonia il comandante supremo della NATO in Europa, il generale Ralston, è arrivato in Macedonia per verificare la tenuta del cessate il fuoco, ma anche ieri ci sono stati nuovi scontri tra l'esercito regolare e l'UCK in un villaggio vicino a Tetovo. Un comandante dei ribelli ha parlato di scontri molto intensi, ma non ha fornito particolari, dunque è comunque a rischio il cessate il fuoco e la stessa missione di pace dell'Alleanza Atlantica che dovrebbe disarmare l'UCK. La cronaca dall'Italia, ancora in gravi condizioni, la turista di Gibilterra che ha riportato un trauma cranico nella collisione che è avvenuta ieri pomeriggio tra lo scafo veloce Europa Jet ed un'imbarcazione privata. Lo scontro è avvenuto nel tratto di mare tra Capri e Sorrento, altre 8 persone sono rimaste ferite. I 3 passeggeri del cabinato colato a picco dopo l'impatto fortunatamente sono rimasti illesi, sul mezzo veloce viaggiavano 220 persone. Soltanto pochi giorni fa, il 13 agosto, il catamarano Alexia con 164 passeggeri era naufragato dopo essere andato a sbattere sugli scogli dell'isola di Panarea. I mercati finanziari, seduta positiva a New York, il Dow Jones e il Nasdaq hanno chiuso entrambi con un più 0,77%, Piazza Affari invece ha chiuso in lieve ribasso, il MIPTEL ha segnato un meno 0,17%, male anche il MIB 30, meno 0,09%, positivo il NUMTEL, più 0,45%, stabile il MITES, che ha segnato più 0,04%. Bene, tutto, adesso c'è il meteo e il prossimo notiziario, le 2.30. Le immagini inviate dal satellite meteorologico confermano una circolazione di bassa pressione presente sul centro Europa, ampie zone soleggiate sul Mediterraneo. Al nord domattina avremo ancora una certa variabilità con nubi sparse, specie a ridosso dei rilievi alpini. In serata sono previste delle piogge anche a carattere temporalesco sul Triveneto e sulla Romagna, parzialmente nuvoloso sul nord-ovest. Al centro, nella mattinata, la nuvolosità andrà gradualmente aumentando, a partire dalla Sardegna, in estensione al versante tirrenico.
Verso sera il tempo sarà incerto, con precipitazioni anche temporalesche sulle zone montuose e lungo il versante adriatico, poco nuvoloso sull'isola. Al sud, nella mattinata, avremo nubi a carattere sparso, specie sul versante tirrenico, soleggiato sulle restanti zone. In serata le condizioni atmosferiche andranno leggermente a peggiorare ed il cielo si presenterà variabile, con possibili piogge specie sui rilievi appenninici e sulle regioni adriatiche. I venti saranno deboli o moderati da nord-ovest, i mari saranno poco mossi, leggermente mossi il mare ed il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia. Le temperature minime saranno stazionarie e comprese tra i 18 di Bolzano e Torino e di 23 di Reggio Calabria. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, ecco gli estremi, 26 gradi a Bolzano e 31 a Reggio Calabria e Catania. Sono giornate molto importanti per il Medio Oriente, le prossime, anche se la settimana si è aperta con un atto di violenza. Per 6 palestinesi sono morti in una serie di scontri, incidenti di varia natura sia in Cisgiordania che a Gaza. Comunque, molte le attese per una svolta, anche se solo diplomatica, nel sanguinoso rapporto israelo-palestinese. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato una notizia che, se confermata, riapre la porta alle speranze. Vi sarebbe un piano del ministro degli esteri Shimon Peres presentato per arrivare ad un graduale cessate il fuoco in Medio Oriente, e da parte palestinese si è annunciata la disponibilità ad un incontro a breve con il ministro Peres. Contemporaneamente è arrivato nella regione il ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer, che ricordiamo anche in passato ha cercato di giocare un ruolo di mediazione come Unione Europea. Noi siamo in collegamento telefonico con Gerusalemme, l'inviato della RAI Franco Di Mare. E benvenuto Franco, allora ti vorrei chiedere, ma torna davvero la speranza per una possibile ripresa di dialogo fra israeliani e palestinesi? Ma come sempre, quando si parla di Medio Oriente, i segnali sono, hanno una doppia chiave di lettura. Da una parte c'è questa possibile trattativa diplomatica che potrebbe riaprirsi grazie all'intervento di Shimon Peres, che ha mantenuto contatti con i palestinesi, con il ministro degli esteri palestinese e con Arafat anche, contatti che sono stati tenuti segreti finora, ma che ci sono stati, e quindi questo apre ovviamente la strada, la possibilità, la speranza, ma d'altro canto abbiamo anche un'altra possibilità di lettura e altre notizie che compensano negativamente purtroppo la chiave di lettura precedente, cioè il ministro della difesa Ben Eliezer ha tenuto stamattina una riunione di gabinetto urgentissima con il capo di Stato Maggiore della Difesa per mettere a punto un nuovo piano, una nuova strategia militare da adottare nei confronti dell'intifada. Questa strategia militare prevede interventi massicci e rapidi, dei blitz militari molto forti da utilizzare, da mettere in atto all'interno, ben all'interno dell'area A, cioè la zona pienamente sotto il totale controllo dell'autorità palestinese. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se da un lato, cioè qual è il pericolo insomma? Che se da un lato si avviano contatti e colloqui, dall'altro Israele si ritaglia il diritto di poter intervenire nella zona controllata dai palestinesi, in pratica quindi depauperando da ogni possibilità di controllo politico dell'area Arafat. Questa cosa viene fatta in virtù della considerazione che Israele si ritaglia il diritto di difendersi qualora si sente minacciata. Finora è stato fatto, è stato anche adottato una sorta di omicidio politico, le esecuzioni
sono state giustificate fino a questo momento alcuni membri di Al-Fatah, di Forza 17 ed altre organizzazioni palestinesi sono stati raggiunti e uccisi in territorio palestinese, quindi finora è già stato fatto, ma adesso viene codificato e viene messo agli atti come una nuova strategia militare, quindi la situazione è un po' preoccupante. Certo, senti Franco, questo che ci ha raccontato tu, cioè di già pronta una nuova strategia militare israeliana e contemporaneamente l'apertura dall'altra parte di Shimon Peres, potrebbero giustificare le voci che circolano oramai da alcuni giorni che in realtà si tratta nel campo israeliano di un gioco delle parti tra Shimon Peres e Ariel Sharon, ma che la politica sarebbe la stessa? Sì, è ovvio che la giustificazione, diciamo che c'è questo dubbio. Dobbiamo tener conto però di un'altra notizia che è giunta proprio poco fa, e cioè c'è stata una riunione di un piccolo partito, l'MK, che è un partito di centro che conta appena 5 membri nel Parlamento, nella Knesset. Questo partito ha deciso di aderire al governo di coalizione di Sharon. La loro presenza, che è una presenza sicuramente più vicina a Sharon di quanto non sia quella di Peres, del laburista Peres, e di quella del ministro della difesa Eliezer, che è anche laburista, la loro presenza, la presenza di questi 5 deputati sposta l'asse del potere all'interno del governo di coalizione. In altre parole, per dirla in maniera chiara, Sharon non ha più così bisogno di Shimon Peres come ne aveva bisogno prima per tenere in piedi il suo governo. I numeri a questo punto sono a suo favore. Quando anche Peres alzasse la voce, Sharon potrebbe fare a meno di Peres. Dunque la possibilità che i due si tenessero bordone in un gioco delle parti, quando anche è una possibilità che tuttora sta in piedi, corre il rischio di cadere. E grazie al corrispondente, all'inviato Franco Di Mare per essere stato con noi, linea alla regia.